Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei fare un approfondimento sulle azioni di Netflix. Infatti, dalle ultime dichiarazioni dell'azienda, pare che ci sarà più streaming e più investimento nel settore dei videogames. E quindi con queste due nuove informazioni e nuove implementazioni, l'azienda mira alla crescita più sostenibile e duratura nei prossimi anni. Vi spiegherò esattamente quali sono le novità date dall'azienda Netflix e dal suo CEO e vedremo insieme se ad oggi è un buon momento per andare ad investire in Netflix oppure no. Ma prima di iniziare, ragazzi, come sempre, vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati, quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Chi vuole, ragazzi, può supportarmi con una libera donazione PayPal con il link che trovate qui sotto in descrizione. Ma non perdiamo altro tempo, ragazzi, e iniziamo immediatamente cercando di capire probabilmente quella che è la cosa più importante, ovvero Netflix sta davvero facendo qualcosa che la potrebbe far sollevare dal baratro dove è scesa negli ultimi mesi? Infatti, la domanda che ci poniamo è anche: dove saranno le azioni di Netflix tra un anno, tra 2 anni, tra 3 anni? Risponderemo con questo video. Netflix, infatti, dovete sapere che ad oggi sta già facendo mosse significative che potrebbero avere un grande effetto sull'azienda e sul prezzo delle azioni. Infatti, l'azienda, come molti dei suoi rivali che operano nel settore del video streaming, ha visto crollare il prezzo delle sue azioni nell'ultimo anno, ovvero nel 2022, poiché i tassi di inflazione globale hanno messo a dura prova i bilanci delle famiglie. Ma nonostante queste sfide, l'azienda ha implementato alcune strategie molto interessanti che potrebbero dare a breve i loro frutti. Con questo in mente, ragazzi, quindi ricordatevi queste parole, andiamo ad esplorare esattamente cosa sta facendo Netflix in questo momento e come questo potrebbe influenzare le azioni dell'azienda di video streaming nei prossimi anni. Ma prima di fare questo, diamo un'occhiata al titolo in generale dell'azienda. Ad oggi le azioni Netflix costano 320,01 dollari per ogni singola quota. Parliamo di un'azienda che capitalizza oltre 140 miliardi di dollari e ha un volume medio giornaliero scambiato di oltre 9 milioni di dollari. Un rapporto price earnings di 28,66 non paga alcun dividendo, è quotata sulla borsa del Nasdaq e rispetto al massimo storico, ragazzi, raggiunto a ottobre 2021, i prezzi delle azioni Netflix sono in calo di oltre il 53%. Comunque, nell'ultimo periodo, come vedete, ragazzi, c'è stata una risalita che ha portato i prezzi delle azioni a guadagnare l'82% proprio perché è andata a comunicare delle novità molto interessanti che gli azionisti hanno valutato in maniera molto positiva. Ma vediamo di che cosa si tratta. Infatti, i livelli degli annunci potrebbero andare a generare entrate significative per l'azienda nel prossimo anno. Ma a cosa ci riferiamo di preciso? Dopo aver segnalato, infatti, un calo nel numero di utenti per quanto riguarda l'anno 2022, ragazzi, c'è da dire che Netflix ha annunciato che avrebbe introdotto un nuovo modello supportato da pubblicità a basso costo all'interno dei video streaming. La decisione ha rappresentato in qualche modo in realtà un voltafaccia per l'azienda di streamer che aveva resistito a lungo alle richieste degli investitori di andare ad esplorare un nuovo modello di pubblicità da inserire all'interno delle puntate che si guardano su Netflix. Netflix ha quindi lanciato la sua offerta chiamata Netflix Basic con annunci, quindi chi va ad acquistare questa offerta sa che vedrà annunci pubblicitari e il costo di questa nuova offerta Netflix Basic parte da 6,90 da 6 dollari, scusate, per i clienti americani, 6 dollari e 99 al mese ed è stata lanciata il 3 novembre 2022. In poche settimane il
fondatore e co-CEO Reed Hastings ha ammesso che la società aveva resistito troppo a lungo ad inserire questa nuova offerta proprio perché gli investitori sapevano e chiedevano questa nuova offerta proprio per aumentare i ricavi dell'azienda. Hulu ha davvero dimostrato di poter fare in realtà streaming supportato da pubblicità su larga scala e offrire ai consumatori prezzi più bassi. Questo è stato affermato da Reed Hastings durante il recente DealBook Summit del New York Times. Lui ha detto: "Vorrei che ci avessimo pensato qualche anno prima, ma ci rimetteremo in pari e tra un paio d'anni non ricorderemo quando abbiamo iniziato perché i guadagni saranno davvero stellari." Gli analisti di Wall Street e gli esperti del settore al momento hanno opinioni contrastanti sul futuro successo del piano supportato dalla pubblicità di Netflix. Amper Analysis prevede che il livello di pubblicità di questa nuova offerta dovrebbe generare altri 2,2 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni, mentre l'analista di Global X ETF Tejas Desai prevede che l'offerta potrebbe alla fine portare da 2 a 2,5 miliardi di dollari all'anno addirittura, quindi parliamo di entrate di tutto rispetto in aggiunta a quelle che l'azienda già possiede. Tuttavia, Desai suggerisce anche che parte di quella crescita proverrà dal passaggio degli abbonati dai piani più costosi di Netflix, il che quindi andrebbe a ridurre il suo contributo ai profitti netti dell'azienda. Quindi ragazzi, per quanto riguarda questa prima novità per quanto riguarda le offerte Netflix, potrebbe essere positiva e si potrebbero avere già notevoli benefici in termini economici per l'azienda. Ma andiamo avanti e vediamo che cos'è che sta in realtà andando a bollire in pentola e che potrebbe dare la spinta a Netflix. Il discorso, ragazzi, di condividere gli account, come sapete Netflix offre un profilo che può essere condiviso da varie persone e permette di risparmiare sull'abbonamento singolo. Quindi l'azienda, andando a capire che questo poteva essere un nuovo punto in cui si potevano generare entrate, è andata a far divenire più costosa la condivisione dell'account. La pratica, infatti, di condividere un account Netflix tra più famiglie è qualcosa che l'azienda di streaming ha proibito già da tempo, anche se l'ha raramente applicato. Ma con la crescita degli utenti, che si sta in realtà rivelando più difficile da ottenere, l'azienda al momento è andata a dire che bloccherà questo discorso, comunque lo renderà molto molto più complicato. Ad oggi Netflix sta testando un paio di piani in diversi paesi di lingua spagnola, addebitando agli abbonati un costo aggiuntivo di circa $3 al mese, se va a notare che si accede a un account da più posizioni. La mossa non è stata senza polemiche all'interno del consiglio di amministrazione di Netflix. Infatti, i clienti in alcuni territori hanno messo in dubbio che ciò costituisca un problema, proprio perché una stessa famiglia può avere due case e quindi si troverebbe ad affrontare un costo aggiuntivo. Infatti, mentre alcune famiglie hanno affermato di essere ingiustamente penalizzate per l'utilizzo di dispositivi mobili, addirittura quando si è lontani da casa per lunghi periodi, altri invece, anche altri investitori, hanno detto che ciò sarebbe giusto. Quindi probabilmente, ragazzi, la verità si troverà nel mezzo. Comunque, nonostante le critiche, Netflix ha chiarito agli investitori che prevede di applicare in modo più ampio le sue politiche di condivisione degli account nel 2023. L'azienda di streaming, infatti, ha affermato che i titolari degli account saranno in grado di pagare per gli utenti basati su un altro indirizzo, noto anche come sottoconto Netflix, è proprio per questo è andata ad introdurre uno strumento di migrazione del profilo, che consentirà quindi agli spettatori, ovvero agli utenti di Netflix, di spostare le cronologie di visualizzazione.
esistenti e gli elenchi di controllo su un nuovo abbonamento. Terzo settore, ragazzi, molto molto importante, su cui vi volevo portare a riflettere, è che l'azienda sta andando ad implementare un nuovo settore, che è quello dei videogames. Infatti, con questo nuovo settore, si pensa che l'azienda potrebbe andare a generare notevoli entrate nei prossimi anni. Forse, infatti, e l'ho tenuta proprio per ultima perché credo che sia la più importante, ragazzi, la strategia di crescita più interessante in assoluto per Netflix è il passaggio ai videogiochi. La società ha infatti annunciato per la prima volta la sua intenzione di entrare nello spazio dei games nella primavera del 2021, quindi non è un annuncio recentissimo, però è recente lo sviluppo di quell'annuncio. Infatti, subito dopo, stiamo parlando dei mesi di aprile-maggio 2021, l'azienda ha acquisito diversi studi relativi ai videogiochi per dispositivi mobili e verso la fine del 2021, quindi parliamo di circa un anno fa, Netflix è andata a lanciare il suo primo lotto di titoli iOS e Android, che sono tutti esclusivi per gli abbonati al suo servizio di streaming. Nonostante tutto ciò, quindi, che stanno andando a fare nell'arena dei videogiochi, sembra che Netflix fin oggi non abbia avuto molto successo. Secondo uno studio pubblicato all'inizio di quest'anno, meno dell'1% dei clienti Netflix era attivamente impegnato con i suoi giochi per dispositivi mobili. Tuttavia, ragazzi, con l'industria dei giochi per smartphone e tablet, che è stata stimata a un valore di 152,5 miliardi nel solo anno 2022, Netflix ha chiaramente ottime ragioni per proseguire nello spazio e andare a perseguire questa strategia come fonte di ulteriori guadagni. Credo che il futuro della televisione, dei film e dei giochi sia in streaming, ma chiaramente questa è una mia opinione personale. Ed è stato anche dichiarato, infatti io concordo con quello che ha detto, dal CEO di Netflix, Ted Sarandos, durante la chiamata sugli utili del terzo trimestre 2022 della società. Infatti il CEO ha detto questo, quindi nuove fonti di guadagno, ragazzi, potremmo portarle, ripeto, l'ha detto il CEO, soltanto portando gli spettacoli, i film e i giochi che la gente ama in streaming. Ma quindi, in definitiva, ragazzi, le prospettive a lungo termine di Netflix come le possiamo andare a considerare? Mentre Netflix, infatti, è ancora nelle fasi nascenti con le strategie delineate che vi ho spiegato poc'anzi, se eseguite bene, queste strategie e questi approcci potrebbero vedere aumentare notevolmente il valore degli azionisti nei prossimi anni. Secondo quanto riferito, infatti, Hulu, che è controllata da Walt Disney, ha generato ben 2,1 miliardi di dollari dal suo piano basato sulla pubblicità lo scorso anno. E quando si tratta di giochi, si prevede addirittura che l'industria, entro il 2025, potrebbe arrivare a valere nel suo complesso ben 257 miliardi di dollari. Ovviamente, ragazzi, come sempre, nessuno ha la sfera di cristallo e il successo non è garantito. Se ci fossero successi garantiti nell'azionario, ragazzi, tutti quanti saremmo ricchi. Però ciò che possiamo fare è, magari anche attraverso il supporto che vi do io con questi video, trovare le aziende giuste e investire per approfittare della crescita. Infatti, lo streaming supportato dalla pubblicità sta diventando sempre più competitivo e persino i giganti della tecnologia come Google di Alphabet non sono riusciti a penetrare nello spazio dei giochi a pieno, ma Netflix è esperto nell'accettare scommesse a lungo termine. La società di streaming, infatti, una volta ricavava tutti i suoi guadagni dal noleggio di DVD per posta, quindi ci sono ottime probabilità al che gli investitori possano vedere una crescita molto maggiore da questo titolo nei prossimi 3 anni e comunque nel decennio fino al 2030, proprio perché l'azienda
Ha già evoluto le sue offerte, passando dal noleggio dei DVD alle piattaforme in streaming e adesso al settore dei giochi. È chiaro, ragazzi, che quando un'azienda va a cambiare o comunque a implementare i suoi metodi di guadagno, gli azionisti siano spaventati, ma questo non deve precludere di andare ad analizzare l'azienda in maniera razionale proprio per approfittare di futuri guadagni derivati proprio da ciò che l'azienda ha deciso di fare. Bene ragazzi, anche per oggi siamo arrivati alla fine del video. Vi chiedo come sempre di condividere questo video e di commentarlo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di Netflix. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!